migliorato da questo punto di vista. Allora ti chiamo così mi insegni. Sì, non c'è problema. Io credo che la coscienza poi ti porta alla fine a cambiare l'alimentazione sostanzialmente, no, perché ti viene spontaneo e quindi cominci a mangiare meno e meno cose e piano piano io mi accorgo ovviamente che divento sempre meno carnivoro, cioè, la carne la mangio però ne farei tanto volentieri a meno, non c'ho tanta voglia di però lo faccio in modo consapevole, cioè cerco di farlo in modo consapevole, senza che nessuno mi obblighi a dire oppure è una moda, perché sai com'è il problema del... Quando te vai avanti ed acquisisci la consapevolezza di te, poi finisci che non mangi più nulla perché non ti serve mangiare. Esatto. Però qui fra un milione d'anni ci si arriverà. Però perché no? Fra un milione d'anni ci si arriva, ma allora siccome ci si arriva fra un milione d'anni non faccio nulla. Già vado in quella direzione lì, no? È come quello che dice il mondo felice... sì, bello, meraviglioso, però tutto teorico, non accadrà mai. Ecco, se nell'istante ti dici non accadrà mai, vuol dire che hai già previsto, costruito dentro di te un futuro in cui te non farai niente perché ciò accada. E invece bisogna fare, perché te sai quello che fai, se no non funziona. Non funziona così, sono un teorico, io però anche un po' pratico. Tant'è vero che nei prossimi convegni, che non so quando farò, dove farò, eccetera, eccetera, cercherò di dare delle indicazioni di come fare, però servendosi sempre un po' della fisica, della quantistica, della matematica, per far vedere come va fatto il mondo. Cioè, non lo dico io, lo dice Pi Greco, che il mondo va in quel modo lì. Quindi, colpa di Pi Greco. La coscienza si manifesta nel fare. La coscienza si manifesta nel fare. Io sono perché faccio. Cioè, il cattolico di turno... No, perché faccio. Il cattolico di turno si fa la domanda e si chiede perché la coscienza ha creato l'universo. La domanda è incorretta. La coscienza non ha creato l'universo. La coscienza è la creazione ed attraverso la creazione essa è. Come i fotoni. I fotoni se non fanno niente non si vedono. I fotoni se ti sbattono contro ti illuminano, ma se passano da una parte all'altra e te non li vedi e non ne acquisisci consapevolezza, per te quel fotone è come se non esistesse. La coscienza è uguale. La coscienza poi sostanzialmente, a livello di coscienza integrata, è fatta di fotoni. C'è un articolo di fisica quantistica del 2015, pubblicato su una rivista di fisica, che si intitola «Ma i fotoni hanno coscienza?» di fisica quantistica, no? In quel contesto l'autore del testo arriva a dire che i fotoni non hanno coscienza. La cosa importante è che il fisico di turno si sia cominciato a chiedere questa cosa, si è posta la domanda, perché non è una domanda banale se i fotoni hanno coscienza o no, perché siccome nell'universo ci sono solo fotoni, non c'è altro, allora vuoi vedere che siccome io ho creato i fotoni, sono io il creatore dei fotoni, siete te, voi, noi creiamo l'universo virtuale e lo creiamo fatto di fotoni. Quindi allora la mia creazione ha una consapevolezza di esistere oppure no? La mia creazione è uno specchio di me, lo specchio di me non ha coscienza e consapevolezza di me, sono io che do la consapevolezza agli altri. Ecco, cioè, però la fisica si sta chiedendo queste cose. Siamo arrivati nel 2015, ma insomma, però ci siamo. Magari andiamo avanti, non ci fidiamo di quello che c'è scritto sui lavori di fisica, non ci fidiamo. Ma portiamo anche noi un contributo, con il nostro pensiero. Perché non è che Einstein ha scoperto delle cose, Einstein sei anche te. Oppure a me mi è venuta in mente una formula per fare determinate cose, non a me, non ho fatto niente io, abbiamo fatto tutti, cioè solo io che sono il portavoce consapevole di questa cosa, ma in realtà tutti, anche inconsapevolmente, sono andati in quella direzione lì. Non esiste uno che scopre una cosa e gli altri che beatamente ci credono, gli altri beatamente è un inconscio collettivo, che io mi piacerebbe che l'inconscio collettivo si trasformasse in un conscio collettivo. Non sarebbe male, no? Però pare che ci voglia del tempo, perché questo inconscio collettivo, i diversi punti della collezione non hanno tutti la stessa consapevolezza di sé. Quindi io e te siamo due persone che hanno due consapevolezze diverse,
non una meglio e una peggio, che è duale, diverse, e quindi noi ci troviamo e ci riconosciamo in un'unica coscienza e consapevolezza solo quando abbiamo la stessa entropia, cioè l'entropia è una misura della consapevolezza. Quando tutti hanno quindi la stessa consapevolezza, cioè alla fine dell'universo, ecco che il conscio sarà un conscio collettivo. Cioè faremo le stesse cose che facciamo ora. Saremo tutti molto però sappiamo cosa stiamo facendo. Ecco. Invece ora no. O molto poco. Renzi non lo sa quello che sta facendo. O ne ha un'idea molto confusa. O lo sai, va bene. È improbabile questo, perché allora sarebbe sarebbe consapevolezza non facile, sono invece tipo Renzi, no? Sì. No dimmi non ho capito. Sì, uno invece è proprio consapevole di essere stronzo. No, dunque, uno no, non esiste. I cattivi e i buoni non ci sono perché è un concetto duale. Allora, quello che dicevo io, per esempio, qualche tempo fa, no? Che a me Berlusconi non mi andava bene. Faccio per dire Berlusconi, ma poteva essere anche un altro. Perché era cattivo? No, Berlusconi non è cattivo, era scemo. È diverso. Cioè lui è inconsapevole, nel senso buono scemo, è inconsapevole di quello che sta facendo, perché ognuno di noi fa sempre al meglio di se stesso. Al meglio di se stesso Berlusconi faceva, che è corretto. Il meglio di se stesso di Berlusconi non era il meglio di me. Questo è un aspetto diverso, perché avevamo due consapevolezze differenti. Ma Berlusconi non è cattivo, quindi andare contro Berlusconi in un modo con la spada, con la pistola, non ha senso, perché allora te veramente ti specchi in lui. No, te devi far vedere a lui che la tua consapevolezza è diversa, e sperare che lui ti guardi e ci pensi e capisca, perché te non puoi insegnare niente a nessuno. L'altro, se vuole, capisce da solo, ma te all'altro non gli puoi insegnare niente, perché l'altro, se ha la consapevolezza necessaria, comprende e capisce. Ok, se non capisce non sarai te a farglielo capire. Questa è una domanda un po' differente. Sul percorso della vita ho avuto modo di vedere dei posti dove in futuro mi sono trovata a fare delle esperienze in quei posti. Sì. Ho avuto un'attrazione, questo fa tutto parte del... Diciamo, tutte scelte tue. Tutte scelte mie. Assolutamente. Dunque, sì. Mettiamo che io oggi osservo un posto e ricevo una certa attrazione da un posto. Sì. Dopo uno, due anni oppure due mesi, così succede qualcosa in quel posto. Sì. Cioè succede un'esperienza. Assolutamente. Te analizza questa cosa da un certo punto di vista e ti chiedi perché succede questo, e la cosa migliore è fare il TCT, dopo che uno ha fatto il Tricolor Test Dinamico Flash e ha acquisito la consapevolezza della coscienza integrata, la tua coscienza glielo chiedi e lei ti risponde, perché lo sa. E te ti trovi nella condizione di dire, porca puttana, non ci avevo pensato, ah, guarda com'era semplice quella cosa lì, e veramente poi diventa banale. Sì, sì, è così. Poi ci si sente che la soluzione era... Era lì e non la vedevi. Non la assolutamente, perché dipende dalla consapevolezza. Se te, esempio che avrò fatto un milione di volte, c'hai un chiodo attaccato a una parete e in quella stanza ci sei entrato 20 volte, in 20 anni non l'hai mai visto quel chiodo. Un giorno entri e dici, ah, qua c'era un chiodo. Ecco, il chiodo comincia a esistere per te in quell'istante lì, ma c'è sempre stato. Ce l'avevi sotto gli occhi, non lo vedevi. Questo è come le formule matematiche. L'altro giorno avevo una formula matematica, oppure qualche tempo fa, la formula di un composto chimico, l'ho guardata mentre ero a lezione, la stavo scrivendo alla lavagna e ho detto, ah, ecco com'è, mentre la stavo scrivendo. Era sempre la stessa, l'avrò scritta 6.000 volte quella cosa lì, ma in quell'istante ho capito una cosa in più che non avevo mai capito. In quel momento si accende proprio tutta, cioè arriva proprio... Il Piaget dice che l'acquisizione di consapevolezza è quantizzato, cioè quando accade a istanti, tum, così, no un po' per volta. Te non ci hai capito niente di una cosa, vai a letto, il giorno dopo ti svegli, ti guardi allo specchio, pa, e ti viene, mentre fai la barba, ti viene in mente. In quell'istante hai capito, quantizzato. Non è che è servito su un tavolino quando no, uno vuole. No, certo che non è servito su un tavolino, perché la fatica nell'ottenere il risultato è fondamentale all'acquisizione della consapevolezza. Non ti si regala niente. La fatica è necessaria perché è la rappresentazione del fatto che tu abbia avuto la voglia di fare fatica.
Il che vuol dire di capire. Invece nel TCT il ringhio compare come bianco o nero? Nel TCT il ringhio non deve comparire. E se una persona qui che l'ha fatto mi ha detto vedo questa macchia nere, oppure il colore bianco? Sì, allora solitamente queste interferenze nel TCT appaiono come nero o bianco quando sono chi comanda dalla parte nera o chi comanda dalla parte bianca. Quindi sostanzialmente nel bianco c'è l'uomo primo di questa parte e nel nero c'è quello che noi chiamiamo ringhio sostanzialmente e tutta la sua famiglia che non avendo colore appare come macchie scure. E non solo, la macchia scura nera compare solitamente o nelle pareti o nel pavimento, la macchia bianca compare solitamente sul soffitto. Vedi com'è archetipicamente il buono e il cattivo, che poi non sono né buoni e cattivi, che sarebbe duale, ma hanno una collocazione geometrica. Prego. Senti, il finale della conferenza di Napoli sì. È stato bellissimo. Ah, non me lo ricordo più. No. Tu hai detto una cosa. Ok, benissimo. Grazie.